Credo che fondamentale sarà sempre mantenere un ottimo rapporto fra il mondo delle imprese, la regione, le parti sociali, perché noi ci troveremo di fronte ai progetti europei che ci verranno richiesti e noi dovremo essere capaci, attraverso anche la regione, un rapporto con lo Stato, di riuscire a mettere in evidenza questi progetti che possono essere poi successivamente finanziati, perché questi progetti verranno finanziati, ma verranno pagati a stato avanzamento lavoro. Noi abbiamo verificato che una delle grandi difficoltà del paese non è quella di avere i fondi, ma è quella poi di metterli a terra. La dimensione aziendale, la capacità, diciamo, di stare sui mercati precedente, e già molte imprese avevano dei problemi di difficoltà, certamente sarà acuita. È palese che non è pensabile che si possa mantenere lo stesso livello di occupazione nei prossimi 6 mesi, bene, diciamo, dei sistemi di ammortizzatori sociali, ma dovremmo essere nella condizione di mettere più persone al lavoro, e per me la ricetta è abbastanza chiara. In questo senso anche il governo pare aver provveduto, che è quello di aprire tante piccole attività che, pur non essendo attività, diciamo, di grande livello tecnologico, però metteranno persone a lavorare.